Uno strumento essenziale su Lightroom per andare a stravolgere le nostre foto. Guardiamolo in questo video di oggi, ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo qui su Holo Store con un nuovo tutorial di post-produzione su Lightroom. E quindi mi raccomando, siate sicuri di essere iscritti, perché ogni settimana 3 video escano. Mettete mi piace se volete più video di post-produzione. Allora, oggi voglio mostrarvi un'altra parte di Lightroom che è veramente utile e ci semplifica il workflow per andare a rendere il mood che vogliamo creare nelle nostre foto. Intendo l'atmosfera che vogliamo creare con la nostra foto, perché magari facciamo uno scatto e poi grazie alla post-produzione vogliamo creare un certo mood, una certa atmosfera, vogliamo trasmettere un determinato messaggio con quella foto, e quindi lo possiamo fare attraverso l'editing del colore e della luce. Quindi passiamo subito nel computer su Lightroom per farvi vedere di cosa sto ragionando. Allora, dopo aver fatto tutte le nostre varie regolazioni di luci, curve, abbiamo applicato magari dei preset eccetera, ciò che possiamo fare e che va davvero a stravolgerci la foto è quello di andare a lavorare su questi 3 parametri: mezzitoni, ombre e luci. Da qui possiamo andare ad aggiungere dei colori alla nostra foto in modo selettivo. Quindi ad esempio, se vogliamo creare una foto con un'atmosfera più fredda, più nostalgica, oppure se vogliamo creare una foto più allegra, più calda, con delle tonalità più calde, anziché andare a lavorare su questo pannello della temperatura colore che va a cambiarci un po' tutta la foto, come vedete, ciò che possiamo fare è andare a lavorare in modo selettivo da qui. Quindi ad esempio, se nelle ombre volessi dare un tocco più vintage a questa foto, mi viene in mente appunto una situazione al mare molto spensierata, allegra, quindi voglio dargli un tocco magari più caldo, posso andare qui e andare a spostare questo cursore ad esempio in questo punto qua. Come vedete, va ad applicarsi solo alle ombre. In questo modo gli ho dato un tocco un po' più vintage alla mia foto. Il trucco, ragazzi, sta nel non esagerare, cioè di andare sia a dargli quel tocco in più, però senza che si veda che è stato applicato in modo forzato in post produzione, perché se vado a fare in questo modo, vedete, diventa troppo sia questo colore che qualsiasi altro. Invece andateci sempre piano, vedete, così, tac, in questo modo. Poi le luci, come vedete qui c'era una situazione di luce parecchio morbida, era quasi la blue hour più o meno, e quindi magari potrei andare a dargli un po' di luce viola andando a simulare appunto quel tramonto viola che si viene a creare solitamente sui mari. Quindi prendo questo cursore delle luci e vado a dargli un tocchettino di viola, vedete? Così è troppo e così però può essere giusto. Quindi nelle luci, nel cielo, mi è andata a dare questa luce più viola. Come vedete è molto realistica rispetto a andare ad aggiungerla andando a cambiare la temperatura colore. Quello è uno strumento utile, ci tornerà utile in altre situazioni, lo possiamo usare in altri contesti e vi mostrerò in altri video tutorial. Però quando vogliamo creare un certo mood alla nostra foto, questo strumento secondo me è il migliore. Stesso discorso anche per i mezzi toni, ovviamente. Quindi se vogliamo andare a dare delle tonalità più fredde oppure più calde, ecco qua. Ecco che può tornarci utile. Solitamente io vado a lavorare sempre sulle ombre e dico ok, voglio dargli un tocco più caldo o più freddo. E stesso discorso sulle luci, se voglio andare ad accentuare una luce che è già presente. Quindi questo qui è un altro consiglio fondamentale, ragazzi: andate ad aggiungere delle luci, delle tonalità che sono già presenti nella nostra foto. In questo modo andremo a enfatizzarle, a rafforzare quel messaggio, quel mood che già abbiamo nello scatto. Non possiamo andare a dargli una luce che non esiste. E se vogliamo andare a vedere la resa di questo effetto, di questa nostra regolazione, teniamo premuto sull'occhio e vedete che ci va a fare un prima e dopo. Quindi ci mostri il prima e dopo, e vedete, prima era più fredda nelle ombre, ora l'ho resa più calda. Stesso discorso, le luci erano un po' più giallognole e ora invece sono più sul viola. E da qui possiamo regolare la luminosità sempre delle varie aree. Ok, questo qui è un altro strumento semplice, ma per me veramente indispensabile, ragazzi, per andare a creare una post-produzione che sia realistica e non finta. Fatemi sapere se già conoscevate questo strumento qui sotto nei commenti. Mettete mi piace se volete più video e mi raccomando, iscrivetevi, perché ogni settimana escano 3 video a settimana, ragazzi. Io vi saluto e vi mando a quest'altro video dove vi faccio vedere come ho realizzato questi scatti direttamente sul campo.